In questi tutorial voglio andare a sviluppare il mio sito interpersonale e per farlo useremo un backend fatto in Django che genera appunto delle API RESTful che appunto verranno ricevute da un frontend fatto in Vue.js. E quindi andremo appunto a vedere come si usa Django, come si usa Vue.js con Axios, eccetera. E useremo anche Git e quindi niente, vedremo insomma come si può appunto sviluppare un sito in un modo, diciamo, non voglio dire professionale, ma semi-professionale, quindi impareremo appunto come funzionano le API, come funziona Django, come funziona Vue e come funziona Git. Quindi possiamo cominciare, per prima cosa andiamo a creare una cartella, io la chiamo sito-personale, vado all'interno di sito personale, creo una seconda directory chiamata backend. Entro in backend, poi ovviamente nei tutorial quando andremo a creare il frontend creeremo una cartella frontend in cui appunto caricheremo Vue.js, ma qua ovviamente il frontend è niente senza un backend, quindi per prima cosa dobbiamo creare il backend appunto. Quindi andiamo nella cartella backend, creiamo un virtualenv, poi useremo anche Docker perché poi sia il frontend che il backend verranno dockerizzati, però siamo ancora lontani dal far questo. Per prima cosa dobbiamo creare sul nostro computer in locale un ambiente di sviluppo per Python, quindi virtualenv, perché dockerizzeremo solo alla fine, virtualenv, poi chiamiamo il nostro ambiente virtuale env, virtualenv-p python 3 env. Ok, attiviamo il nostro ambiente virtuale, quindi source env bin activate. Questi passaggi li trovate già anche nei precedenti tutorial su Django, se volete rivederli. Quindi abbiamo attivato il nostro appunto ambiente virtuale, lo vediamo qui come vedete, env. Ora creiamo un file chiamato requirements.txt e andiamo a caricargli dentro Django e poi Django RESTful per generare l'API, ovvero questo Django REST Framework. Andiamo un attimo a cercare il comando, okay, quindi se vogliamo installarlo manualmente facciamo pip install Django REST Framework, ma siccome noi usiamo requirements in modo da avere via tutte le nostre i nostri packages, lo mettiamo qui e per adesso possiamo fermarci qui, poi vedremo più avanti come si aggiungerà altri packages che ci dovessero servire, ma per ora questo passo avanza. Poi creiamo un secondo file chiamato git ignore, qua diciamo appunto quello che non vogliamo che venga caricato dentro git. Per adesso ci basta un asterisco.py PyC, ovvero diciamo che tutti i file con desinenza finale PyC, ovvero i file compilati di Python, non li vogliamo e per adesso possiamo fermarci qui, poi vedremo più avanti cosa includere in questa lista. Quindi ora che ci siamo possiamo fare un pip 3 install requirements .txt, scusate, pip install -r requirement.txt. Come vedete ora sta installando l'ultima versione di Django. Ora dobbiamo appunto installare Django REST Framework. Vediamo se l'ha fatto. Penso di sì, esatto, sì, qui l'ha fatto. Ok, quindi ora facciamo qui un'altra schermata. Django admin.py. Ok, come vedete funziona. Start project. Quindi diamo un nome al nostro progetto. Backend API. No, lo chiamiamo solo backend, va bene così. Quindi abbiamo il nostro backend, quindi entriamo in appunto backend. E qua come vedete trovate manage.py e backend,
E quindi ora possiamo andare a creare. No, direi che per ora possiamo fermarci qui, quindi andiamo indietro, torniamo qui nella nostra cartella principale di backend, dove abbiamo appunto requirements e ecco. Altra cosa importante è qui nel nostro git ignore dobbiamo dirgli anche di non caricarci la cartella env perché ci andrebbe ad appesantire il git e poi non ci serve. Perché ovviamente quando reinstalleremo l'app o la dockerizzeremo, richiameremo il file requirements per rifare l'installazione. Quindi diciamo che anche env non deve essere visto dal docker. Quindi visto che ci siamo possiamo andare già a caricare questa prima base su GitHub. Per farlo insomma vi create un account, poi andate qui. Vi create un account, vabbè, se volete andate qua su repositories oppure potete farlo direttamente da qua, ma noi andiamo da qua. Da qua fate new, date un nome al vostro repository backend Django my personal, non volevo farlo troppo lungo, backend sito personale. Backend-sito personale. Ok, create repository e quindi niente, questo lo facciamo dopo. Per prima cosa inizializziamo il nostro git, la nostra cartella che vogliamo dockerizzare, quindi facciamo git init. Ora ci copiamo questo comando qui. Lo incolliamo in modo che appunto colleghiamo il nostro repository locale con quello su GitHub. Poi facciamo un git commit e gli diciamo, qua gli mettiamo una descrizione appunto, della modifica che abbiamo fatto. Per ora mettiamo solo creato base Django. No, scusate, prima init remote. Prima di git commit dobbiamo fare git add e quindi siamo andati ad aggiungere i file che praticamente tutti i file appena modificati. Ora facciamo git commit, come vedete ci prende i file che abbiamo modificato e ora possiamo fare git push origin master. Oops. Git push -u origin master. Ora mettiamo, ovviamente ci loghiamo all'interno del nostro account GitHub. Ok, quindi se ora andiamo qua sul nostro repository, backend sito personale, come vedete ora abbiamo qua il nostro sito, come vedete abbiamo requirement, ma non abbiamo la cartella env perché come vedete qua abbiamo la cartella env, mentre qua non l'abbiamo proprio perché gli abbiamo detto nel requirement di non scusate, nel requirement nel git ignore di non visualizzarla. Ok, cosa importante di cui mi sono dimenticato prima, insieme a Django Framework vanno installati anche questi due. Anche queste altre due librerie, ovvero Markdown e Django Filter, quindi andiamo subito a rimediare al fattaccio. Quindi andiamo qua sul nostro requirement, qua sotto Django Framework mettiamo Markdown e Django Filter. Quindi torniamo sul nostro terminale e andiamo ad aggiornarlo. Quindi pip 3 install-r requirements.txt. Ok, quindi ora abbiamo fatto questa modifica. E ora se volete possiamo andare ad aggiornare il nostro punto git, quindi possiamo fare git add appunto per mettere tutte le modifiche, ma mettiamo che state lavorando insieme ad altre persone che mai hanno modificato altri file, eccetera. Visto che per ora abbiamo modificato solo il file requirement, possiamo dirgli di aggiungere a git file
solo la modifica effettuata su requirements.txt, quindi git add requirements.txt. Ora facciamo git commit, possiamo mettere aggiunto Django filter e markdown in requirement. Ok, facciamo invio, facciamo git push. Ora non serve più origine eccetera perché è già in memoria, quindi lo rilanciamo. Ora se andiamo su git dovremmo vedere appunto, ok, torniamo qua, backend personale. Come vedete ci dice l'ultima modifica è stata fatta 24 secondi fa, e se andiamo qua, come vedete troviamo le modifiche che abbiamo fatto, mentre le restanti sono invariate. Altra cosa interessante è che se andate qui su commit, potete vedere appunto lo storico delle vostre modifiche, e se cliccate qui sul coso del campo potete vedere appunto la modifica che è stata effettuata. Come vedete qui in verde con il più appunto c'è stata l'aggiunta al file rispetto al vostro file precedente. In questo modo potete appunto analizzare le modifiche anche se ci sono dei bug, così riuscire a risalire alla modifica che avete fatto, insomma. E quindi ok, ora dobbiamo installare anche un MySQL e configurarlo all'interno del nostro Django. Quindi per farlo dobbiamo installare anche questa libreria MySQL Client. Quindi qua facciamo ripartire il nostro Pipe3 install requirements. Ok, anche il nostro MySQL Client è stato installato. Ora dobbiamo andare a configurare invece il nostro file settings. E qua abbiamo solo un po' di cosette da fare. La prima cosa che dobbiamo fare è sostituire questo con invece la connessione al MySQL. Quindi innanzitutto dovete installarvi un MySQL, potete usare appunto installarlo sul vostro computer eccetera eccetera, oppure usarne un online, li vedete voi insomma come volete fare. Se non volete sporcare il vostro computer con MySQL eccetera, potete usare Docker. Su questo canale trovate già dei tutorial su come farlo, poi magari ve li linkerò insomma da qualche parte. E insomma, una volta che avete installato MySQL, cancelliamo questo e andiamo ad aggiungere la configurazione di MySQL. La nostra configurazione di MySQL è questa. Come vedete qua abbiamo database, Django DB backend MySQL option read default file os.path join base directory mycnf. mycnf è un file appunto dove, allora tramite questo appunto diciamo che deve raggiungere la directory principale del nostro progetto, ovvero la cartella questa qui backend, non la prima ma la seconda, quella proprio del nostro progetto Django. E all'interno di appunto di questa directory dobbiamo creare un file chiamato my.cnf, o come volete, insomma potete chiamarlo come volete. Quindi qua mi creo il mio file my.cnf. Ok, dove me l'ha messo? Me l'ha messo qua, invece avrebbe dovuto mettermelo qua. Allora, aspettate, pazientate. Ok, noi dobbiamo metterlo qui, quindi nuovo file my.cnf, lo salviamo. Ok, quindi qua abbiamo appunto il nostro file mycnf. All'interno di mycnf mettiamo appunto il nome, ops, mettiamo appunto il nome del nostro database, il nostro username e la nostra password. Ora, io il database non l'ho ancora creato, quindi facciamo 192.168. Mi collego al mio PHP mi collego al mio PHP MyAdmin. Vado a creare un database.
chiamo backend e lo lascio stare perché poi ci penserà Django a costruire il database una volta che svilupperemo il models. Quindi nome database abbiamo detto che è backend. Qua metto il mio username che è root e la mia password che non ve la faccio vedere, quindi metto un attimo in pausa il filmato. E praticamente qua mettete la vostra password e direi che il MyCNF possiamo non toccarlo, invece sì, perché credo che dobbiamo specificare anche l'host, quindi host uguale, qua mettete appunto il numero di IP eccetera del vostro host. E quindi niente, io ora vado a settare la mia password, metterò il mio host e poi il MyCNF possiamo non toccarlo più. Ok, una volta fatto dobbiamo andare ad aggiungere anche qui i packages che abbiamo aggiunto. Quindi qui in installed apps gli diciamo di aggiungere REST underscore framework. Quindi dicevamo, poi dobbiamo andare ad aggiungere questo codice qui, REST framework, sempre nel nostro settings, diciamo che ci permette di dare dei permessi alle nostre API del nostro RESTful Frameworks. Poi qua potremmo aggiungere varie tipologie di permessi, ma per ora mettiamo queste, dopo cammin facendo vedremo di implementarlo. Poi qua dove abbiamo static andiamo ad aggiungere questo codice qui. Quindi static URL, diciamo appunto di aggiungere la cartella static, che è la cartella in cui noi teniamo diciamo i file statici, quindi CSS eccetera, anche se qua vabbè, non ci serviranno molto perché useremo un frontend separato, comunque creiamo lo stesso, mettiamo che dobbiamo caricare dei PDF o qualcosa, comunque qualsiasi cosa. Quindi all'interno di backend creiamo una cartella static, poi qua la richiamiamo appunto all'interno del nostro progetto tramite westpav join base dir e appunto la cartella static. Fatto questo, dobbiamo creare anche una cartella media che ci servirà appunto per l'upload delle immagini o di file che vogliamo uploadare tramite backend. Quindi sempre qui in backend creiamo una seconda cartella, la chiamiamo media, e qui appunto anche qui mettiamo una variabile chiamata media root, che come per static file dirs ha un suo os path join che appunto ci porta all'interno della nostra directory, e appunto la cartella media, e poi qua un media url che è appunto slash media slash. Fatto questo, direi che possiamo provare ad andare a creare il nostro database. Quindi andiamo qua sul nostro terminale, siamo all'interno appunto del nostro progetto, diciamo appunto entriamo in backend del nostro Django, quindi facciamo Python manage e lanciamo. Come vedete ci stampa una serie di comandi. Il primo comando che dobbiamo fare è Python manage make migrations, che ovviamente ci dice che non ci sono cambiamenti, quindi perché non abbiamo ancora creato un models, quindi non ha bisogno di generare nessun modello di database. Poi facciamo migrate. Come vedete, qua sta andando a creare dei database all'interno del nostro MySQL. Se volete possiamo anche andarli a vedere. Quindi ci colleghiamo al nostro phpMyAdmin. Come vedete, all'interno del nostro backend in automatico ha generato queste tabelle. E se facciamo Python manage run server sulla porta 8000 del nostro localhost, dovremmo vedere appunto che Django è attivo e se facciamo slash admin
Come vedete abbiamo il nostro pannello, però al quale non possiamo accedere perché non abbiamo le credenziali. Quindi dobbiamo creare le credenziali, per farlo facciamo python-manage.py, create super user, vedete ci chiede di mettere uno username, poi ci chiede di mettere un'email. Ci chiede una password e ci chiede di confermare la password. Ora il nostro abbiamo il super user, quindi ci riconnettiamo. Andiamo qui, mettiamo appunto il nostro nome utente e mettiamo la nostra password. E come vedete siamo dentro, abbiamo già un piccolo pannello funzionante. Qua abbiamo gli user, volendo possiamo creare altre credenziali, stavolta senza farlo da create super user, ma da qui e quindi niente, direi che quindi abbiamo ora settato la nostra base di Django, quindi qua possiamo anche uploadare queste nuove modifiche su Git, ma prima di farlo magari possiamo dirgli che al nostro gitignore non vogliamo i file presenti nella cartella media, perché alla fine sono file che uploadiamo ma che non ci servono come repository di codice, quindi qua mettiamo media. Quindi ora possiamo caricare le nostre modifiche su Git, quindi git add spazio punto perché crea tutte le modifiche, git commit meno m, una breve descrizione delle modifiche che stiamo portando, che abbiamo portato. Quindi database config e settings e settato percorsi media e static, git push. Quindi ok, dovremmo avere il nostro repository aggiornato, breve verifica. Andiamo qui, backend, sito personale. Come vedete l'ultima modifica 24 secondi fa. Andiamo qui in appunto 30 secondi fa, come vedete non c'è la cartella media. No, scusate, dobbiamo andare qua. Ok, come vedete non c'è la cartella media perché appunto abbiamo detto al nostro gitignore di ignorarla, non c'è neanche la cartella static, ma credo che sia perché è vuota. Per sicurezza prima mettere dentro un file, poi vedere se la carica. Chiamiamo questo file test.txt. Proviamo git add. Git commit, qua mettiamo aggiunto file test in static, ok, e facciamo git push. Andiamo a vedere backend. Ok, come vedete static è apparso e direi che quindi non era apparso solo perché era vuota la cartella, mentre media come vedete non appare perché gli abbiamo appunto detto di ignorarla nel file gitignore. Anche qui, come volete, se volete andate su commits e potete vedere le modifiche effettuate rispetto all'ultimo commit. Quindi come vedete al file gitignore gli abbiamo aggiunto media. Abbiamo aggiunto nel file settings REST framework, vedete? Abbiamo aggiunto anche quella parte qua. Abbiamo cambiato la questione relativa al database. Come vedete, questo rimane invariato perché era identico anche prima, ma queste tre righe sono state aggiunte, mentre queste qua con meno sono state cancellate. E insomma, e via così. Quindi direi che per ora ci siamo.
Ora possiamo andare a creare la prima app all'interno di Django. Per farlo lanciamo il comando, Python manage.py start app e possiamo creare la nostra app, dove andremo a mettere il contenuto dei nostri servizi. Qui possiamo chiamarla services, la lanciamo. Ora, se facciamo ls, come vedete qua abbiamo una nuova cartella chiamata services. Se andiamo a vederla, al suo interno abbiamo questi componenti: view, models, admin, e quindi dobbiamo partire dal model, dove appunto andremo a costruire il modello del database che vogliamo utilizzare. Quindi facciamo un class, il nome del modello che vogliamo andare a creare, possiamo chiamarlo service, e qua su interno mettiamo models.model, due punti. Andiamo a creare il primo campo, possiamo chiamarlo titolo o title, insomma, come volete. Qua mettiamo appunto di essere un Charles Field, qua gli possiamo mettere un riferimento appunto titolo, ma questo non è obbligatorio, potete anche toglierlo e lui terrà title, ma diciamo che vogliamo renderlo più amichevole, possiamo metterlo in italiano come titolo. Lunghezza massima 250, non può essere nullo e quindi praticamente un campo obbligatorio. Poi possiamo mettere una descrizione breve, ma possiamo chiamarla intro uguale models punto, stavolta facciamo text field, e anche qua mettiamo descrizione, breve descrizione o introduzione, facciamo introduzione. Qua non abbiamo bisogno del max length, possiamo mettere null uguale true, in modo che non sia un campo obbligatorio, e quindi anche blank uguale true. Poi mettiamo che vogliamo mettere invece una descrizione lunga, ma possiamo chiamare body. Io chiamo di solito, comunemente si usa il termine body, ma potete usare description, insomma potete dargli il nome che volete. Models.text field, descrizione, anche qui non vogliamo che sia obbligatoria, e anche qui vogliamo permettere che sia vuota. Facciamo che vogliamo caricare anche un'immagine di riferimento, possiamo chiamarla image, e come vedete poi importiamo il models field, image field. Qua dobbiamo dirgli la cartella in cui vogliamo che l'uploadi, in automatico l'uploaderà in media. Poi all'interno di media possiamo creare una cartella appunto chiamata services, in modo che quindi tutte le immagini di servizi vadano caricate in questa sottocartella. Poi possiamo mettere in un campo active uguale models punto boolean field, possiamo mettere appunto pubblicato, possiamo dire che di default, ovvero se non lo tocchiamo deve essere true, e basta. Possiamo mettere poi un pub date per anche salvare la data in cui è stato creato. Poi qua gli mettiamo questo def unicode self, che ci ritorna appunto self title, che diciamo come chiave di riferimento. E infine possiamo mettere questo class meta, in cui diciamo appunto possiamo diciamo rendere chiamare il nostro campo in front in front in
insomma, nel nostro backend come servizi, e qua possiamo dire che lo vogliamo in ordine per, possiamo mettere per ID, per title. Se mettiamo meno partirà dalla Z alla A, invece così partirà dalla, lo metterei in ordine dalla A alla Z. E direi che con questo model siamo a posto. Ora non ci resta che andare in admin e, anzi no, se volete prima proviamo ad andare a creare il database, quindi facciamo un Python manage make migrations. Ah, ok, non lo vede, giustamente non lo vede perché dobbiamo andare qui in backend settings e qua sotto dove avevamo aggiunto REST framework dobbiamo andare ad aggiungere la nostra nuova app, ovvero services. Ok, ora andiamo qui, facciamo un make migration, ci dà errore, andiamo a vedere che errore ci dà. Nessun nome, nessun modulo chiamato servi, certo, perché in realtà è services con la S. Ok, quindi rilanciamo il nostro Python make migration, ancora errore. Ah, ok, ci dice che non è indentato giusto. Questo è un problema di PD, come l'editor, che non leggeva correttamente l'indentazione di Python. Come sapete, Python vuole tutto indentato per quattro spazi, vediamo se così lo abbiamo sistemato. Ok, class meta non è indentato correttamente, ma questo è proprio un problema del mio editor, vediamo se così lo sistema. Anche qua problema di indentazione. Ok. Okay, vediamo se così ora la vede giusta. Ok, non possiamo usare image field perché Pillow non è installato, quindi ci manca una libreria per farlo, quindi dobbiamo andare qua su requirements e qua sotto mettere Pillow e proviamo a lanciare quindi il nostro pip3 install meno R requirements. Quindi ora torniamo in backend, rilanciamo il nostro Python make migration. Come vedete ora ha creato il modello. Sì, infatti andiamo qui dentro servizi è apparsa una cartella chiamata migration. Se la apriamo, come vedete qua abbiamo uno schema del nostro models che siamo andati a creare. Quindi ora facciamo manage.py migrate, come vedete ha fatto qualcosa. Se ora ci colleghiamo al nostro database dovremo vedere una cartella, dovremo vedere una cartella, una tabella con dentro appunto con appunto chiamata services. Ok, come vedete qua services service. E come vedete la sua struttura ha i propri campi che noi siamo andati a creare. Quindi ora teoricamente voi direte dovremmo vederla anche all'interno del nostro pannello amministrativo di Django, ma non sarà così. Non sarà così perché adesso lo faccio vedere. Scusate, 8000 admin, come vedete qua non appare, eppure dovrebbe, ma per apparire dobbiamo dichiararla all'interno di questo file qua, admin.py, e ora andiamo a farlo subito. Per prima cosa dobbiamo fare from.models import service. Ovviamente .models perché siamo all'interno della stessa cartella, se avessimo altri applicativi avremmo dovuto chiamarli col nome dell'applicativo. E quindi ora andiamo invece a creare appunto la nostra visualizzazione in backend. Quindi creiamo una classe, possiamo chiamarla admin default. Aspettate, questo lo cancelliamo.
facciamo admin.site.register, aperte la quadra, service, ovvero il nostro models, e poi admin default. Salviamo. Ok, il nostro Django stava già andando, quindi ci basta tornare qua nel backend, fare invio e non ci appare. Ok, scusate. Facciamo invio e come vedete qua abbiamo servizi. Se entriamo ovviamente vuoto, ma se facciamo aggiungi servizi, magicamente ci appare un form di compilazione. Facciamo test, facciamo ciao prova e facciamo ciao. Andiamo a prendere un Lorem Ipsum, ci copiamo tutto questo, tac. Andiamo qua, scusate, andiamo qua, raccogliamo, magari prendiamo solo un pezzettino di questo per metterlo in intro. Qua selezioniamo la data, l'immagine aspettiamo perché dopo vi farò vedere cosa serve anche per fare la data, quindi scusate, per l'immagine la vedremo dopo, adesso salviamo un attimo questo. Ok, qua abbiamo salva e continua, oppure abbiamo salva, come vedete salva, ci ritorna questo ma non ci ritorna il titolo, questo probabilmente perché qua nel nostro models questo self string return self title. Comunque possiamo lasciarli tutti e due, credo che non dovrebbe dar problemi. Proviamo a fare invio, ops, ci dà errore, sarà un problema di indentazione, maledetto copia incolla, quindi portate un attimo pazienza. Ok, okay, qua è riapposto, rilanciamo qua. Come vedete ora ci esce il titolo appunto che abbiamo inserito qui. E quindi ora andiamo ad importare un'immagine. Faccio immagine, scrivania test, proviamo a importarla, vediamo se importa subito giusta l'immagine. L'ha importata, per verificare che l'abbia importata dobbiamo andare qui in media. Dobbiamo andare qui in media, come vedete si è autocreata una cartella services perché glielo abbiamo detto qui di appunto uploadare in una cartella services, quindi se non c'è lui la crea, e se entriamo abbiamo appunto a test jpg. Ora se noi copiamo l'indirizzo della nostra la nostra immagine, copia indirizzo link e lo incolliamo, come vedete non ci dà errore, ma questo perché dobbiamo appunto andare a settare gli URLs e ora andremo a farlo appunto. Quindi non riusciamo a visualizzare la nostra immagine perché dobbiamo definirla nell'URLs, quindi dobbiamo andare qua all'interno di backend URLs, nella stessa cartella dove avevamo il settings, e importiamo queste due librerie, quindi django.conf import settings e django.conf.urls.static import static. Poi qua sotto dove si chiude la quadra aggiungiamo questo più static, aperta parentesi, settings.media url virgola document root settings media root. Praticamente con questo e questo siamo andati a richiamare appunto questo percorso che abbiamo definito qui, e quindi ora dovremmo poter visualizzare la nostra immagine. Andiamo a verificare. Ok, come vedete la nostra immagine è apparsa, visto che ci siamo definiamo anche i file statici, anche se alla fine qua probabilmente non li useremo visto che tutta la parte di front end sarà su Vue, sarà su un'app a parte, questa sarà solo appunto un'app per generare le API. Comunque, visto che ci siamo, facciamolo. Alla fine dobbiamo solo importare queste due righe, quindi from Django contrib statics files urls import static files
url patterns e url patterns più uguale static files underscore url patterns. Come vedete, qua non c'è errore, quindi dovrebbe essere corretto l'import. E quindi, fatto questo, direi che ora tutte le nostre componenti sono perfettamente funzionanti. E quindi, visto che ci siamo, ne approfitto per farvi vedere come implementare il nostro pannello di admin. Attualmente il nostro pannello di admin è così, ci offre solo appunto il test, mettiamo di voler visualizzare altri dati, ci basta implementarlo in questo modo. Torniamo su admin, creiamo una seconda classe che possiamo appunto personalizzare per service, quindi possiamo chiamarla service admin. E anche qui importiamo admin.modelAdmin, due punti, e qua a capo importiamo appunto creiamo appunto listDisplay uguale aperta quadra, e qua facciamo uscire appunto i titoli del models che vogliamo mostrare. E in questo caso, ad esempio, possiamo importare titles e active e pop date, quindi active virgola pub date, salviamo, e qua ovviamente sostituiamo admin default con service admin. Scriviamo, andiamo a vedere nel nostro pannello. Come vedete, ora la nostra tabella si è moltiplicata, è stata divisa in tre campi, quindi titolo, pubblicato e data di pubblicazione. Visto che ci siamo e visto che abbiamo un'immagine di riferimento, mettiamo di voler mostrare qui nella nostra tabella di riepilogo anche l'immagine. Per farlo è abbastanza semplice. Ok, come vedete, ci basta creare questa funzione, defimage self, in cui diciamo che se praticamente image underscore img è una variabile virtuale, che appunto quindi diciamo se il campo immagine è pieno, ritornaci questo tag HTML, e quindi prendi l'URL del campo immagine, altrimenti ritornaci la scritta nessuna immagine. E poi qua appunto gli passiamo altri tag, short description e tags. Come vedete, qua gli passiamo quel comando marksafe che gli permette di leggere, di convertire l'HTML, diciamo. Quindi dobbiamo importare anche qua la libreria marksafe, quindi in questo modo from django.utils.safestring import marksafe. Fatto questo, non ci resta che usare image underscore img qui nel nostro admin. Magari possiamo metterlo qua dopo pubdate, e possiamo mettere image underscore img. Andiamo qua a vedere, ci dà errore, andiamo a vedere che errore ci dà: inconsistent use of tabs and space indentation. Allora, con che qua di nuovo un problema di indentazione, quindi allora def image, poi if image return, questo è un problema del mio editor che non prende le spaziature giuste, e qua ovviamente dobbiamo mettere questo qua sotto. Ok, direi che così dovremmo esserci. Andiamo a vedere, sembra di no. Ok, aspettate, questi devono essere in linea con defimage, sono fuori dalla funzione. Proviamo così, andiamo a vedere. Allora, fumb non è indentata correttamente. Perché non si è indentata correttamente? Proviamo così, andiamo a vedere se è sistemato. Ok, allo tags, vediamo se ora risponde. Ok, ora dovrebbe essere giusto, quindi torniamo qui, e come vedete, qua ci apre appunto la nostra, ci mostra anche l'immagine che abbiamo caricato. E quindi ora il nostro modo è pronto, quindi non ci resta che generare le API.
non c'è, cioè, generare le API in modo da poi poterle passare al nostro frontend. Magari prima di generare appunto le API andiamo a caricare queste modifiche in Git, quindi facciamo un git add, git commit models and admin service più settings media e static files pav. Un bel misto di inglese italiano scritto così a caso. Vabbè, ok. Ah, scusate, dobbiamo uscire di una cartella perché giustamente noi abbiamo messo il git sulla cartella principale backend. Git, ah, scusate, qua dobbiamo mettere meno m, non solo m, meno m, ok, git push. Sono stati caricati. Andiamo a controllare dentro Git che la carta d'immagine appunto continua a non essere caricata. Come vedete, la carta d'immagine non è caricata, quindi andiamo ad appesantire inutilmente il nostro repository. E quindi ora possiamo davvero concentrarci sulla generazione delle API. Allora, per generare API, per prima cosa dobbiamo qua nella nostra app service creare un file chiamato serializer.py. Importiamo appunto la libreria Serializer da REST Framework, importiamo il nostro modello, ovvero from models import service. Poi creiamo una classe chiamata class service serializer, al suo interno importiamo serializers.modelserializer due punti. Poi creiamo una class meta con all'interno appunto una variabile in cui richiamiamo il modello da model service appunto. Poi un campo fields e all'interno del campo fields andiamo a dichiarare i campi che vogliamo mostrare nelle nostre API, nel nostro file JSON. Quindi vogliamo un ID, poi vogliamo il title, poi vogliamo la intro, poi vogliamo la descrizione che nel nostro backend si chiama body, poi vogliamo l'URL immagine che credo si chiami image, poi aspettate, vogliamo sempre un micro se ok, qua dobbiamo chiuderlo, ok, poi vogliamo il campo active e infine vogliamo il pub date. Non ho chiuso la ok. Ah, una volta fatto, andiamo qua nel nostro file view e importiamo le seguenti librerie. Shortcut ci abbiamo REST Framework View Set, poi from models importiamo service e from serializer che abbiamo appena fatto importiamo service serializer, vediamo se è corretto, service serializer. Quindi ora andiamo a creare appunto una view, andiamo a creare una view poi che possiamo chiamare service view set o come volete, insomma potete dare il nome che volete a questa classe. Poi creiamo una query, quindi query set, possiamo chiamarla uguale service.objects.filter oppure .all se volete mostrarle tutte.
un tool se volete avere tutti i dati nel database service, ma nella tabella service, ma siccome io voglio solo quelli appunto che hanno active true, quindi quelli che voglio che siano visibili, metto active uguale true. Poi possiamo metterle in ordine, order by, possiamo scegliere pubdate, title come vogliamo, io scelgo title. Una volta fatto, mettiamo come serializer class appunto il nostro service serializer. Service serializer. Qua dobbiamo scegliere appunto una classe di permesso. Ma anche questo possiamo intanto non metterla perché la implementeremo eventualmente dopo. Quindi serializer class e service serializer. Possiamo decidere se andare a dichiarare appunto questa nostra view nell'URSS principale che abbiamo in backend, oppure se creare una URSS interna al progetto all'app service. Io opto per crearla all'interno dell'app service. Quindi creiamo un file chiamato urs.py, lo salviamo al suo interno. Ora copiamo questo blocco di codice e andiamo a sistemarlo. Quindi qua richiamiamo appunto questa libreria. Qua come root register mettiamo services. Qua chiamiamo appunto la classe che abbiamo nella nostra view, che si chiama appunto service view set, quindi ups, qua da view importa service view set e anche qui chiamami service view set. Qua appunto abbiamo il nostro URL patterns, che patterns credo vada bene così. Quindi ora dobbiamo però andare a dichiarare questo URLs nel nostro URLs principale. Prima o poi riuscirò a pronunciare giusto URLs. Quindi siamo qua, quindi dobbiamo dichiararlo qui dentro. Ci basta andare qua sotto admin, aggiungere uno slash API se vogliamo, poi potete fare a meno, e qua chiamare il nostro modello che nel nostro caso si chiama services.urls. Quindi ora appunto tramite services stiamo andando a chiamare il file urls, ovvero questo qui. Quindi, ok, torniamo sul bus principale, che ho perso, che siamo qui. Quindi teoricamente ora se facciamo api slash services dovrebbe apparirci il nostro appunto l'API. Quindi lanciamo Django, speriamo che non dia errore. E invece da errore, certo possiamo nella cartella sbagliata, dobbiamo entrare in backend. Partner server, ups, ti pareva se non dava errore. Andiamo a vedere che errore dà. Name include is not defined, quindi ci manca la libreria include, ci manca la libreria include, che probabilmente dobbiamo chiamarla forse da qua. No, okay, dobbiamo aggiungerla, quindi dobbiamo aggiungere questa qui, from django.conf.urs import include and virgola e url. Ora teoricamente dovrebbe andare, c'è un errore di sintassi alla linea 5 del serializer. Quindi andiamo un attimo al nostro serializer, riga 5, non abbiamo messo la C. Ok. Quindi ora dovremmo esserci, non può importare il nome service serializer view linea 5. Quindi andiamo nella view from serializer import service serializer, perché non può importarlo service serializer, non avevo messo la R. Ora dovrebbe essere tutto ok, sì. Quindi andiamo qui. Ok, sul nostro 8000 come vedete già ci segna lo slash API.
quindi facciamo slash api e come vedete già abbiamo un ritorno, ci dice che abbiamo al nostro interno appunto un services. Se andiamo su services, come vedete ci stampa il nostro JSON e poi una cosa bella di Django REST Framework che ti offre anche la possibilità di, ovviamente se la lasci aperta, ovviamente questa componente qua si può bloccare. Oppure si può far vedere solo a chi è loggato o meno, però vabbè, intanto comunque c'è anche l'opportunità di poter aggiornare le nostre API da qua. Possiamo farlo appunto subito se volete, facciamo un test 2 introduzione descrizione, andiamo ad importare un'immagine, importiamo sempre la stessa, facciamo pubblicato, mettiamo una data, qua dobbiamo metterla a mano, quindi facciamo 10 4 2020 all'orario, orario, facciamo 15.00, facciamo un post. Ora se facciamo aggiorna, come vedete ci ha già mandato su l'ID2. Quando ritorniamo su services, come vedete ora abbiamo due dati all'interno del nostro JSON. E se vogliamo tipo vedere solo l'uno, ci basta andare qua, services slash 1 e come vedete abbiamo il nostro, possiamo anche modificarlo, ma ripeto, quello che è importante è il nostro JSON qui, questo qua lascia il tempo che trova, comunque vabbè, è una delle cose belle di Django, che vi fa vedere appunto anche la query raw data e quindi niente, insomma, qui avete le opzioni delete, option get, poi ovviamente queste si possono bloccare da backend, ma più avanti vedremo come farlo. Però ora direi che diciamo almeno la nostra app servizi è pienamente operativa, tecnicamente sarebbe già pronta per essere connessa in frontend, però siccome nel mio sito voglio metterci anche altre cose oltre ai servizi, voglio metterci una slide, una gallery immagini, delle pagine statiche, magari un blog. Quindi ancora per un attimo continueremo a implementare il backend. Quindi ora che il nostro services è pronto, mai andiamo anche questo a caricarla su Git, quindi facciamo un git add, git commit services API complete e git push. Andiamo un attimo a vedere sul nostro Git, sito personale, pack, backend, ultima modifica 20 secondi fa, caricata ovviamente, ultima modifica caricata 20 secondi fa, services, e qua abbiamo appunto i tutti i nuovi file che abbiamo caricato, il serializer, eccetera, eccetera. Come abbiamo detto, ora il nostro service è a posto, qua se volete lanciamo, testiamo l'API con Postman, come vedete. Ci ritorna un API perfettamente funzionante. Quindi, come ho detto, ora andiamo a creare altre tre applicativi. Quindi Python manage start app. Una abbiamo detto che chiamiamo pages. Poi andiamo a creare un'altra che chiamiamo sliders e una che chiamiamo blog. E tutte e tre le andiamo a mettere qui in backend settings, quindi services, abbiamo detto pages, blogs, blog e slides e salviamo. Ora quindi su tutte e tre le app andiamo a riprodurre più la stessa procedura di prima, quindi copiamo il model. E, cominciamo con Pages che alla fine è un model praticamente identico, gli cambiamo solo un nome invece che page, facciamo page invece che di services. Copiamo sempre da services, copiamo
copiamo l'admin pages admin un attimo sul model di pages, perché qua ovviamente mettiamo una sottocartella apposta per pages dove applichiamo le immagini. Stavo pensando se c'era qualche altra cosa che potevamo aggiungere in pages, ma credo che alla fine sono anche qui un contenuto testuale con un'immagine di riferimento, quindi non credo non ci sia niente da aggiungere. Quindi ok, admin services lo chiudiamo, admin pages lo lasciamo aperto, andiamo a creare un serializer anche per pages, non facciamo nient'altro che copiare il serializer di services e andiamo qui in pages, creiamo il nostro nuovo serializer.py e anche qui andiamo a copiarci la view di services, ma andiamo a metterla qui in pages e anche qui cambiamo quei due riferimenti che dobbiamo cambiare, quindi page view set, page serializer e page dal modello. Anche qui facciamo un bel e anche qui un bel page objects filter, quindi page serializer papapam, admin, non ci rimane che l'URLs, quindi qua track, andiamo qua a creare il nostro URLs.py, tac. Qui diventa page view set e anche qua diventa pages. Poi magari più avanti vedremo anche se creare una pagina di dettaglio, poi ogni singola, poi no, anzi non ci serve perché il JSON è già attrezzato per fare questo, quindi non dobbiamo neanche aggiungere nient'altro. Qui andiamo in backend, backend URLs, ci copiamo questo e stavolta qui invece di services rinvochiamo pages e dovremmo esserci anche con le pages. Quello che dobbiamo andare a fare è fare una migrazione per creare il database, make migrations, ok, errore, no module named slides, no module named slides. Ah certo, perché è slider, sono sbagliato qua nel settings. Ok, come vedete scrivere con la tastiera non è il mio forte. Sliders. Ok, quindi andiamo a lanciare la migrazione della nostra pagina pages. Errore in page admin. Quindi andiamo nell'admin di pages. Anche qui ennesimo erroraccio e anche qui giustamente dobbiamo mettere page, quindi fatto, proviamo a rilanciare la migrazione. Service view non è definito in credo URLs, andiamo qui a vedere services, qua siamo in services URLs, lo chiudiamo, pages page view set, ok, forse ora ci siamo per davvero, ok, il database è stato inizializzato, quindi facciamo un python manage migrate, ok, andiamo sempre a fare una piccola verifica sul nostro database, anche se non servirebbe,
perché è abbastanza preciso il caro vecchio Django. Backend, e abbiamo qua, come vedete, page. Quindi andiamo a verificare le nostre API 127.8000/API. Ah, certo, dobbiamo far partire il caro vecchio run server. Ok, e qua dobbiamo fare pages. Ok, come vedete Pages è funzionante, anche qua andiamo a mettere, ad aggiungere un contenuto, volendo possiamo farlo anche da qua sotto, ma a noi preferiamo farlo dal chiaro vecchio Django pannello admin pagina, perfetto, quindi aggiungiamo presentazione. Ok, vogliamo caricare una foto, ovviamente questa è una mia foto nei miei momenti migliori, ovvero quando ho guidato l'Inghilterra alla vittoria nella seconda guerra mondiale. Giovani. Ok, andiamo a vedere. Tac, tac, tac. Ok, funziona, salviamo quindi qua la nostra prima pagina, torniamo qua nelle nostre API, tac, come vedete, ok, direi che anche qui ci siamo, e quindi anche page a posto, quindi andiamo ad aggiungere anch'essa al nostro Git repository, git add git commit pages api git push e anche qui andiamo ora a crearci il nostro blog. Direi che anche col blog possiamo andare abbastanza colpo sicuro, copiando praticamente tutto l'intero modello di service page, ma gli aggiungiamo le parole chiave al blog, quindi tag, questo lo chiamiamo post. Questo chiamiamo post, post barra blog barra news, qui si mette un po' di tutto. Pub data attivo, ma ci copiamo il char field, lo mettiamo qua prima di active, no scusate, sotto l'immagine, anche l'immagine la chiamiamo blog, la cartella dove uploadare l'immagine la mettiamo come blog. Title lo soprannominiamo in tag, come titolo mettiamo parole chiave, diciamo lunghezza massima 250, null true perché non vogliamo essere obbligati a utilizzarlo, vogliamo anche poterlo lasciare vuoto, quindi qui ci siamo. Quindi andiamo anche qua a creare un serializer, new file, serializer.py, lo salviamo,
Andiamo a copiarci il serializer da page o da service. Serializer. Tac. Quindi qua dopo image dobbiamo aggiungere tag. Ovviamente il nostro modello è post, quindi from models import post tag. E anche qui ci siamo. Ora abbiamo la view e anche qui possiamo andarla a scopiazzare da qui. Quindi la chiudiamo. Ah, poi abbiamo anche l'admin, dobbiamo fare anche l'admin, ci siamo dimenticati. Poi andiamo a farlo. Tag. Quindi qua diventa post, qua diventa post serializer, poi andiamo a vedere, qua dobbiamo correggerlo, post serializer, quindi post serializer, post view set, qua diventa post object filter, query set diventa post serializer. E direi che forse ci siamo anche qui. Quando poi dobbiamo andare, abbiamo detto in, non mi ricordo più, signori, ho perso il punto dove eravamo arrivati. Models lo abbiamo fatto, serializer lo abbiamo fatto, view lo abbiamo fatto, admin non abbiamo fatto, quindi copiamo anche qua. Ok, cioè volendo qua possiamo anche toglierlo perché tanto non lo sto usando. Post admin, anche qua va bene. Post admin e anche qua è post e anche qua è post. Direi che anche qui ci siamo e quindi ci manca l'URSS, quindi andiamo qua, tac, nuovo file, urs.py, salviamo, tac, andiamo qui, tac, chiudiamo un po' di cose che non ci servono, tac, qua diventa posts o news, qua potete mai dargli il nome che volete. Lascio posts con la S finale, qua mettiamo post, qua diventa post, anche qua dovremmo esserci, quindi andiamo qua in URSS nel nostro backend, se dove c'è appunto la carta da settings, copiamo questo qui, back, post. No, qua non è post ma è blog. Questo è il nome della cartella. Quindi blog.urs. Dovremmo aver tutto. Andiamo a vedere se stavolta riusciamo a farlo andare al primo colpo. Make migration. Sembra di sì. Sembra di sì. Facciamo migrate. Track. Facciamo anche a meno di andare a controllare il database perché di sicuro l'ha creato. Andiamo qui e quindi dove c'è pages lo sostituiamo con posts, che certo dobbiamo far partire run server altrimenti col piffero che vediamo qualcosa. Track, ok. Andiamo in backend, lo inseriamo da qua, backend insieme da qua, andiamo in backend perché qua aggiungere la data qua lo trovo fastidioso. Quindi, ho chiuso il backend, no, allora qua, tac, come vedete abbiamo blog, ciao mondo, lorem ipsum. Lo mettiamo più breve stavolta. Parole chiave, blog, news, Django,
virgola Python virgola Vue.js, boom. Ci serve un'immaginetta, andiamo a cercare un'immaginetta di Django. Certo, volevate che vi usciva per subito quella di Django Framework, no? Vi esce ovviamente il film di, qua, di Tarantino e noi ce lo facciamo andare bene, perché tanto è solo una demo, quindi che cacchio. Tac, tac. Tac, tac. 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 Salva. Vi fidate? No, andiamo a controllare lo stesso che si vede l'immagine, l'immagine si vede. Siccome non vi fidate, andiamo anche a vedere qua in media. Come vedete, adesso abbiamo tre cartelle, una blog, una page, una service. E in blog abbiamo la nostra immaginetta. Quindi. Direi che anche qui ci siamo. Non ci resta che fare sliders e poi direi che il backend possiamo definirlo concluso. Però prima andiamo sempre a fare un saluto al nostro caro vecchio Git, quindi git add git commit-m blog api tag push tag. Ok, quindi ci rimane slide e questo anche se non possiamo proprio fare copia e incolla facile perché dobbiamo un attimo togliere alcuni campi che non ci servono. Quindi. Chiudiamo un po'. Allora, page lo chiudiamo. Perché intanto lo chiudiamo. Copiamo subito il models, anche se in realtà del models stringeremo poco. Andiamo qui in sliders, models. Lo chiamiamo se volete slide o gallery, come preferite. Io faccio slide. Ah, il titolo lo lasciamo, l'intro, allora il body lo togliamo. L'immagine lasciamo per forza, il tag lo togliamo, l'active lo lasciamo, date publish lo lasciamo, che non, mai, se vogliamo metterlo in ordine per data ci viene utile. Qui chiamiamo slider. Poi mettiamo anche gallery, che non so se mai che uno non capisca che cos'è la slider. Non bisogna mai. Cioè, che poi qualcuno sarei io, visto che è il mio sito, però vabbè. Quindi intro, ma lo chiamiamo scritta, mettiamo di voler far uscire una scrittina sulla slider, che possiamo scriverla da qua. Scritta. Certo, direte voi, tutto in inglese, poi la variabile scritta facciamo in italiano, certo. Avete ragione anche voi, però white non mi sembra tanto bello, ma rimettiamo intro. Oh sì, no, lasciamo intro. Slide, ok, qua tutto a posto, quindi andiamo in admin, copiamoci l'admin qui. Diventa slider, qua diventa slider e qua diventa slider e qua diventa slider. Poi title lo lasciamo, active lo lasciamo, update image lo lasciamo, quindi anche qui è a posto. Poi serializer, nuovo file serializer.py back 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 slider slider. Allora tag lo togliamo, body lo togliamo e questo invece lo lasciamo e dobbiamo aver tutto. Quindi ci serve, allora, ricapitoliamo post, questo perché post, perché siamo sul blog, via.
Models, slider, ok, slider, dovrebbe esserci tutto, come l'impressione di aver dimenticato qualcosa. Slider, mi importa, serialize, importa slider, poi serialize, ok. View. View, allora, qua diventa slider, qua diventa slider, qua diventa slider e qua diventa slider. Mai slider, però la facciamo meno pub date, quindi dalla più recente a più vecchia. Ma anche non bene, poi lasciamolo così. Slider serializer, slider object, ok, quindi ci manca solo l'URLs, quindi new file urls.py, salviamo e poi andiamo a copiarci l'URLs da blog. Chiamiamo sliders e andiamo in backend urls anche qui, quindi diventa sliders, quindi dovremmo avere tutto tranne forse che mi sono dimenticato nel models di rinominare il campo qui, quindi questo è il models di slider, quindi la cartella in cui vogliamo uploadarla deve essere sliders. Quindi andiamo a lanciare il nostro Python make migration e invece c'è errore, non posso importare il nome slider serializer in view linea 5. View linea 5, view from serializer, slider serializer from model. Quindi il problema è in serializer perché lui si chiama post invece che slider serializer. Quindi make migration, ok, qua sto tanto a buon fine, poi facciamo migrate, che lui va a creare il database, ok. Quindi lanciamo il nostro Python run server, Python manage run server. Andiamo qui. Andiamo. Dove sono le nostre RESTful API? Qua. Quindi qua slash API slash sliders. E ok, come vedete c'è. Adesso dobbiamo andare a caricare un'immagine. Facciamo coding, mettiamo di voler usare un'immagine di 1170x500. Fa tutto schifo, però. Vabbè, usiamo questa. Salva immagine, poi andiamo a cercare un'altra, poi facciamo le due di slide. E poi questa con i bitcoin che io non ho mai posseduto, però. Quindi andiamo qui. No, andiamo su home, slider gallery, track, aggiungi, slider 1, pro. Prova slider scritta, scegli immagine, ok, tac, ok, salva e aggiungi un'altra, slider 2, ciao mondo, la slider gira. Salva vis tech, ok, vediamo la data, salva, come vedete abbiamo qua le nostre due slider, andiamo qui, tech, post di sliders, ok, tech, qua abbiamo le nostre due slider e se volete le proviamo anche con Postman,
qui abbiamo services, facciamo sliders, tac, e qua abbiamo appunto le nostre due slider che abbiamo caricato. Quindi direi che il nostro backend è pronto. Poi ovviamente ci sono molte altre implementazioni che si potrebbero fare, però diciamo come base per cominciare a costruire un frontend questo è più che sufficiente, e quindi niente, per questo tutorial forse è tutto. E ci vediamo al prossimo, in cui cominceremo a costruire il frontend in Vue, e quindi utilizzando appunto poi i dati presenti in questa API che abbiamo appena costruito.